Buonasera, benvenuti al penultimo appuntamento di preparazione al Focus Live, il festival di Focus che si svolgerà dall'11 al 14 novembre al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e che quest'anno avverrà in presenza e in streaming. L'entrata è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria. I biglietti sono prenotabili sul sito di Focus. Questa sera siamo in compagnia di Marco Confortola, alpinista, che ci parlerà della sfida degli 8.000. Buonasera Marco. Buonasera Andrea, buonasera. Marco Confortola è guida alpina, coach, tecnico di elisoccorso, insomma vive la montagna a 360 gradi e ha scritto un libro che racconta tutti questi aspetti. Le lezioni della montagna, Marco Confortola, edito da Sperling e Kupfer. Marco Confortola nasce nel 1971 in Val Furva, dove ancora vive, nel Parco Nazionale dello Stelvio. Nel 1993 diventa giovanissimo guida alpina e nel 1995 maestro di sci. Nel 2008 partecipa a una spedizione sull'Everest e colloca a 8.000 metri la stazione meteorologica più alta della Terra. Nel luglio dello stesso anno conquista il K2, ma purtroppo nella discesa avviene un incidente tragico che costa la vita a molte persone. Marco riesce a salvarsi, avviene un distacco di un seracco. Marco riesce a salvarsi, però purtroppo in questo incidente perde le dita dei piedi. I medici gli dicono che dovrebbe smettere, e lui invece continua. E allora nel 2012 conquista il Manaslu e nel 2013 il Lhotse, quindi continua a scalare queste montagne senza ossigeno e finora ha scalato 11-8.000. Il suo obiettivo è di scalarli tutti quanti. Ma per vedere appunto chi è Marco, imparare quali sono le sue imprese, la cosa migliore è vedere un breve video che lo introduce. Prego la regia. Marco, la tua è una sfida nella sfida, scalare gli 8.000 senza le dita dei piedi. Ci racconti la tua ultima esperienza? L'ultima avventura si è svolta quest'anno in Pakistan, nel tentativo di salire il mio dodicesimo 8.000. Purtroppo a 7.700 metri, proprio la sensazione di pericolo, con l'esperienza, la conoscenza,
ho comunque avuto proprio la sensazione di trovarsi in una situazione troppo pericolosa, visto che il bene più prezioso che tutti noi abbiamo in mano è solo uno ed è la vita, ho preferito fare un passo indietro, perché le montagne restano, ma la vita è preziosissima. Per cui un'avventura particolare che mi hai visto soffrire, perché preparare la spedizione serve un anno di allenamento, una preparazione tecnica anche proprio a livello logistico per riuscire a portare tutto il materiale, in questo caso in Pakistan. Dopo un mese e mezzo di lavoro sulla montagna per attrezzare da campo 2 a campo 3, aprire la via, mi sono trovato in una situazione molto particolare. Io sono molto istintivo e ho preferito ascoltare il mio istinto. Sono guida alpina da più di 30 anni e le soccorritore da 22, 23 e ascolto tantissimo il mio istinto. E questa è poi l'esperienza che mi ha fatto tornare indietro. La montagna resta, per cui è un ripresentarsi a quella montagna. L'appuntamento è rimandato, insomma, bisogna saper ascoltare la montagna. Esattamente, bisogna sapersi fermare, avere sempre la lucidità di fare un passettino indietro, ma nella vita e non solo in montagna. Ma Come sei diventato alpinista? credo di essere diventato alpinista grazie alle mie montagne. Vivo nel parco Passo dello Stelvio, in Val Furva, un luogo magico, in Alta Valtellina, e di conseguenza è quasi più semplice per noi imparare a sciare che sicuramente a nuotare. Per cui l'ambiente proprio mi ha portato a amare la montagna e poi piano piano con le guide alpine da Val Furva, eccetera, ho cominciato a avvicinarsi sempre di più fin quando sono entrato nella guida alpina e sono diventato la guida alpina più giovane d'Italia e d'Europa. Per 5 anni sono rimasto tale, per cui giovane, molto giovane. E quando è cominciata la tua sfida degli 8.000? Qual è stato il primo che hai scalato e quali sono state le emozioni che ti ha trasmesso questa esperienza? Io ho avuto la fortuna di conoscere Agostino Apolenza, che ha radunato un gruppo di alpinisti per celebrare il cinquantenario del K2 nel 2004. Sono stato invitato come alpinista e ho salito l'Everest come primo 8000. E poi da lì è partito questo mal di Malaya, se così possiamo chiamarlo, e da lì piano piano, nonostante la vicissitudine del K2 nel 2008, siamo riusciti a continuare. Adesso siamo a quota 11, la voglia è quella di continuare, se sarà possibile. Nel tuo libro descrivi molto bene la scalata del Gran Zebrù. E anche dell'Everest o di un altro 8.000 ci racconteresti proprio facendoci visualizzare il percorso per arrivare in cima. Ogni 8000 ha la sua storia, perché ogni 8000 ha varie altezze e di conseguenza anche esposizioni della parete, per cui ogni 8000 ha la sua storia. Però credo che un 8000 che può essere raccontato da italiano, perché comunque il K2 è la montagna degli italiani, perché i primi a salire in vetta sono stati italiani, è il K2. Questo lungo trekking sul ghiacciaio del Baltoro, dove Ardito Desio comunque ha condotto i suoi alpinisti, campo base 5000 metri, e poi via via si sale su questa montagna che è la montagna delle montagne. Se voi chiedete a un bambino di disegnare una montagna, vi disegna una montagna come il K2, un triangolo perfetto. Questa è la nostra montagna, la montagna degli italiani che hanno salito nel 1954. Io ho salito il 1º agosto del 2008 senza ossigeno, per cui è un grande motivo di orgoglio il K2. Certamente, beh, il K2 ci ricorda anche Walter Bonatti. Esattamente. Quest'anno ricorrono i 10 anni dalla sua Sono morto. scomparsa. E cosa ti lega a lui? E Walter Bonatti, io credo che sia stato uno degli alpinisti, se non l'alpinista, che era avanti di 20-25 anni sulla storia dell'alpinismo mondiale. Una persona che è molto forte, un carattere molto forte, tecnicamente credo sopra tutti gli altri, e molto avanti, perché io credo che lui fosse avanti tecnicamente di almeno 20 anni. Mi lega tra virgolette il K2, perché anche lui sul K2 ha avuto come si può dire, le sue tristezze, come ho avuto anch'io, perché io ho tentato il K2 nel 2004 e non ho raggiunto la vetta, per cui per me è stata una sconfitta nel 2004. Poi mi sono ripresentato nel 2008 e ho salito la vetta. La tua sfida personale è scalare tutti gli 8.000 senza ossigeno, come abbiamo detto. Ma che cos'è che spinge l'uomo a sfidare l'impossibile, quello che sembra impossibile? Più che una sfida, io credo che sia un continuare a rincorrere un sogno, perché io non sfido assolutamente la montagna, perché la montagna è molto più forte di noi. L'effetto mare, l'effetto montagna sono effetto natura, sono molto forti. Siamo noi che dobbiamo essere capaci di capire quando è possibile salire sulla montagna. Di conseguenza dobbiamo essere noi a essere molto preparati. Io penso che il mio cercare di raggiungere un sogno, il sogno di salire tutti gli 8000 a tutte le più alte montagne della Terra, che sono 14. In questo punto siamo arrivati a 11 e mancano 3.
Però non è una sfida verso la natura, perché io credo che la natura Beh, sia la sfida è molto sempre più forte di noi. verso se stessa, la sfida. Sì, possiamo chiamarla sfida, però ok, io sono una persona che molto meticolosa sulle preparazioni, sull'allenamento, molto attenta alla sicurezza. Difatti quest'anno, proprio come dicevo prima, a 7700 metri, proprio per un discorso di sicurezza, ho fatto un passo indietro, perché io metto sempre nella mia vita di elisoccorritore, di guida alpina, di himalaista, ma di uomo, sempre davanti la sicurezza. La sicurezza, secondo me, deve essere uno stile di vita. Andiamo a sciare, casco allacciato, andiamo in bicicletta, al caschetto, andiamo in moto, attenzione, in macchina, sempre. La sicurezza deve essere uno stile di vita. Hai parlato anche della preparazione. Come ci si prepara ad affrontare un 8000? Ci si deve allenare tanto, perché bisogna anche proprio essere fisicamente preparati bene. E poi bisogna anche avere proprio una preparazione mentale di sopportare certe fatiche. Io dico sempre, porto sempre questo esempio: quando mi sto acclimatando, che è una fase molto delicata per l'alpinista himalaista, perché devi permettere al tuo corpo di avere un adattamento fisico, dico sempre che quando raggiungi magari il campo 1, il campo 2, hai un pochettino di mal di testa, sei un po' più svogliato perché non sei ancora acclimatato, dico letto e mi compare il diavoletto. Il diavoletto mi dice: Marco, al campo base c'è la minestra calda, il saccopelo più caldo, il materassino spesso, è più comodo, c'è più ossigeno. E l'angioletto mi dice: Marco, se vuoi salire in vetta a 8000 senza ossigeno, devi restare, devi soffrire. Questo è l'acclimatamento ed è importante, perché bisogna proprio far sì che il nostro corpo metta in atto un adattamento che è l'acclimatamento. Conta più il fisico o la mente per raggiungere questo obiettivo? Direi che siamo un 70, no, facciamo un 60, 60 fisico e 40 di testa. E più si è avanti con l'età, e più logicamente serve di più la testa. La E quando ti prepari la tua giornata tipo, ce la puoi descrivere? giornata tipo è alzare sempre presto, perché il mattino ha l'oro in bocca, per cui le mie sveglie sono 3 e mezza, 4 tutti i giorni quasi, sia a fare la guida alpina ma anche sugli allenamenti. Una buona colazione. E poi in funzione all'allenamento che ho comunque programmato, mi porto o con la macchina fino al ghiacciaio, altrimenti parto già da casa e faccio i miei 1800 metri di dislivello con gli sci. Io fortunatamente, come ho detto, ho un luogo magico che è anche abbastanza facile trovare il per l'adattamento e per l'allenamento. Però è importante mai mollare, che sia bello, che sia brutto, che piovi, che nevica, bisogna allenarsi, anche perché quando ci si allena col brutto tempo, si allena anche di più la testa, perché logicamente è più semplice correre un'ora e mezza con il sole, e correre un'ora e mezza quando nevica o c'è vento o fa freddo è diverso, e mentalmente alleni anche il fisico a tenere duro, a resistere. Quanto è importante la tua montagna, il Gran Zebrù, per la tua attività alpinistica? È una montagna importantissima per me, perché non per il discorso della quota, perché è comunque la più alta che abbiamo noi, perché è 3854 metri, ma perché tecnicamente sono dei passaggi sulla mia via che ti portano anche tecnicamente a stare su una montagna da solo, slegato, e logicamente imparare a gestire tutto quello che ti sta attorno, essere sempre molto coscienzioso e capire fin dove andare e quando fare il passettino indietro. Poi è una montagna che assomiglia anche al K2, e di conseguenza sono molto legato a questa montagna. Con le tue imprese sei anche un testimone del cambiamento climatico, questo cambiamento della terra che si vede in particolar modo nei ghiacciai, nelle montagne, nelle nevi perenni. Ecco, che cosa vedi tu? Come questo condiziona anche la tua attività? Sono 32 anni che sono guida alpina, e sono 32 anni che porto i clienti in montagna, e ho visto cambiare completamente le nostre montagne. Dove c'è il ghiaccio, questo ghiaccio se ne sta piano piano andando, e di conseguenza l'alpinista o la guida alpina si deve adattare al cambiamento, in questo caso del ghiacciaio, cambiamento climatico. Infatti proprio sul Gran Zebrù io ho aperto una via nuova 20 anni fa, che sta diventando la via normale, alternativa alla via vecchia, perché la via vecchia sta diventando più pericolosa. Questo è un adattamento che deve assumere l'alpinista, la guida alpina, per salire su quella montagna in sicurezza. Ma tutte le montagne dove comunque c'è del ghiaccio stanno cambiando. Il cambiamento porta logicamente a scariche di sassi, a frane, a movimenti particolari, perché andandoci nel ghiaccio logicamente resta la roccia, e dove c'è stato il ghiaccio la roccia si rompe, si frantuma, diventa pericolosa. Quale sarà la tua prossima avventura? La mia prossima avventura sarà ripartire per tentare nuovamente il dodicesimo, perché a questo punto
se la matematica non è opinioni, ne abbiamo saliti 11, ne mancano 3, per cui sarà quello di ripartire. Dipende sempre da come si evolve anche la situazione politica, perché a questo punto ho 2-8 mila in Pakistan e uno in Nepal, bisogna vedere anche quello come si evolve un po' il tutto. Bene, abbiamo raccolto come sempre le domande che ci mandano i nostri lettori e ce ne abbiamo diverse, insomma. Quando stai per arrivare in cima alle tue scalate, c'è una canzone, un motivetto che ti accompagna nella testa? Se sì, qual è? No, l'unico motivetto che mi accompagna quando sto raggiungendo un 8000, penso sempre di fare i movimenti risparmiando il più possibile energia per tornare a casa. Perché quando una persona raggiunge la vetta in una montagna e a metà dell'opera deve ancora tornare a casa vivo. Per cui non c'è nessun motivo, penso solo esclusivamente a economizzare il movimento nella scalata, nell'arrampicata. Qual è stato il tuo 8000 più difficile? Come già detto, gli 8000, ogni 8000 ha la sua storia, però credo che l'8000 più complicato per una successione di situazioni è sicuramente il K2, perché è una montagna che particolare, che poi ritengo. Quindi ci puoi descrivere che cosa è successo in quell'episodio? Ma è successo fondamentalmente che questo grosso seracco che c'è sopra il campo 4 è crollato, le persone che erano sotto in discesa sulle corde fisse che avevamo predisposto in salita sono state travolte questo seracco e sono morte. La mia fortuna è che a 8400 metri in discesa ho avuto la sensazione di pericolo e l'ho ascoltata, mi sono fermato, ho bivaccato, mi ha salvato la vita quella sensazione. È quella che io tuttora ascolto. Quest'anno al Gasebrum ho avuto la stessa identica sensazione di pericolo e mi sono fermato, perché io ho già provato. Quando ho quello mi fermo. Possiamo leggere anche quello come un evento legato al cambiamento climatico? Quello sul K2? Mm. Ma no, è che c'è questa grossa massa di ghiaccio, questo grosso seracco che purtroppo per la forza di gravità poi prima o dopo precipita. Purtroppo è precipitato con la notte 11 persone, 11 colleghi di salita, perché 11 alpinisti che avevano lo stesso mio sogno di raggiungere la vetta sono morti. Heidi ci chiede una cosa che ti abbiamo già chiesto, hai in programma un 8000 per la prima estate 2022, abbiamo già risposto. C'è un'altra domanda, insomma, alla quale forse è difficile rispondere, però non lo so. Ciao Marco, ti mancano 3-8000 per chiudere il cerchio, quanto sei emozionato? Ma non sono emozionato assolutamente, perché penso solo di andare avanti piano piano, step by step, proprio con intelligenza e con tanta sicurezza, perché bisogna chiudere la corona da vivi, non da morti. Bisogna riuscire a chiudere i 14-8000 per festeggiare con tutte le persone che hanno creduto in me, ma da vivi. Per cui utilizzando tanto l'intelligenza, per cui allenandosi bene, preparandosi bene per riuscire a portare a casa tutto questo grande risultato da vivi, è importantissimo questo. Infatti Michele torna sulla questione che abbiamo detto anche prima, cioè se la natura chiama mentre stai scalando, come fai? E c'è anche un complimento, sei un grande. E aggiungerei quanto aiuta anche la tua esperienza di guida alpina in questo. Ecco. Beh, sicuramente l'esperienza cresce logicamente con le conoscenze, aiuta tantissimo, ma non solo nell'alpinismo, anche nel lavoro, nella vita. Una persona che ha esperienza sicuramente per risolvere i problemi ha un'altra visione. Da giovane sei molto più impulsivo, sei molto più fai tanto carico, utilizzi tanto la forza. Quando hai l'esperienza diventi molto più furbo, stai attento a tutte le cose, diventi molto più saggio. Per cui io penso sempre che gli alpinisti, i bravi alpinisti e le brave alpine muoiono da vecchi nel proprio letto. È importante questo, perché bisogna pensare a quello. È come un pilota. Un bravo pilota di elicotteri muore da vecchio nel suo letto, altrimenti è successo qualcosa, non doveva succedere. O lo stesso un motociclista o un automobilista. Bisogna veramente riuscire a diventare vecchi. Una domanda interessante. Quante volte hai scalato il Gran Zebru? Dovrei fare i conti, però penso a... Tuttora, visto che siamo 320, è una montagna che scalo parecchio proprio perché mi porta tecnica. Poi l'ultima non è una domanda ma un complimento. Ho trascorso 3 giorni con te nel giro del confinale. Non ho domande per te, ma tanta ammirazione. Scrive Davide D'Amato. E questo giro è un giro fantastico, un giro che si svolge sulle nostre montagne, da Rifugio Forni, Rifugio Quinto Alpini, e poi si ritorna Rifugio Forni, è un anello attorno al confinale, ma
vedi tutte le montagne del gruppo autocerebrale ed è bellissimo perché riesco a godere i miei clienti e parlare di montagna, di vita, di è fantastico, quel giro è proprio fantastico. E ogni anno lo ripetiamo, ogni anno apriamo le iscrizioni 2 giorni. Proprio con questo quadretto delle montagne, invitando magari anche gli ascoltatori ad andare a visitarle, potrebbero anche incontrare Marco Confortola sui sentieri, insomma, visto che lui è sempre lì. Quella è la mia palestra di allenamento e anche dove lavoro. Una cosa che vi consiglio è la lettura di questo libro, perché racconto cosa la montagna ci può insegnare, ma non agli alpinisti, a tutte le persone. A tutte le persone, per cui questo libro, Le lezioni della montagna, Eccolo qui, lo è fondamentale. ricordiamo volentieri, le lezioni della montagna. Marco Confortola, grazie Marco, Grazie, buona grazie a voi, serata. grazie a tutti.